Un altro episodio del Samsara on Tour che inizia. Ci ritroviamo qui in una location diversa, visto che insomma i nostri studi si sono trasferiti qui al Samsara proprio per l'inizio dell'estate, visto che per noi i beach party sono già praticamente iniziati. Io mi trovo in compagnia della mia guardia del corpo, forse molti di voi se la ricorderanno, ma ovviamente avremo modo di conoscerla meglio nel corso delle prossime puntate. In questo appuntamento vedremo cosa è accaduto allo Yucca di Rescaldina. Prima però vediamo un pochino com'è andato il viaggio. L'aria d'estate si fa già sentire, sono iniziati già i beach party al Samsara, ma il tour continua, non si ferma mai. Siamo diretti a Rescaldina, in provincia di Milano, dove lo staff dello Yucca ci aspetta per dare vita ad un nuovo show. Il viaggio procede con molta calma, serenità e armonia. Fabio è in gran forma e anche gli altri non scherzano. Just a mission of love, 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 love. Arrivati veniamo accolti dallo staff che entra subito in clima preservato. Comme je te prends dans mes bras, je te parle tout bas, mon cœur qui bat. Il soundcheck da fare come al solito, non si lascia nulla al caso. Via, tra poco si va in scena e sarà ancora Samsara Tour. Sono abilitato audio video, allora posso dirvi che siamo allo Yucca Fashion Club. Abbiamo appena finito di mangiare, come al solito, e adesso stiamo allestendo la scena e quello è il palco. Bello, bello. Dovrei lavorare. Danilo se la cava benissimo da solo. Chanel. Va bene, ok. Ok. Dimmi. Ciao, grazie a te. Dai, va bene, grazie. No, allora... Sono Luca, Gianni. Va bene, ciao, ciao, ciao. Ciao, Ale, ciao, ciao. Ah, ok, dai, va bene. Va bene, ok. Dai, ti aspetto, ciao, 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 ciao. È arrivato il momento di presentare il nostro caro Lele, la mia guardia del corpo. Come va? Andiamo tutto bene qui. È iniziata già l'estate a livello mentale, a livello, cioè sei già nel clima estivo? Ci stiamo già preparando per l'estate. Ti vedo già abbronzato, complimenti. È un dono di natura. Ah, abbronzato, abbronzato di natura. Rescaldina. Rescaldina è un comune di circa 14.000 abitanti della provincia di Milano. Lo stemma del comune, sebbene di invenzione moderna, descrive un lupo che fugge da una torre e rappresenta infatti la fuga di Lupo d'Alimonta. Durante le contese tra i Visconti e gli Sforza, il nobile Lupo d'Alimonta venne imprigionato e la fuga fu possibile grazie ad uno stratagemma. Il giullare Tremacoldo chiese di partecipare alla giostra torneo, alla quale in realtà si presentò camuffato Lupo d'Alimonta, che, balzato in sella al cavallo, invece di dirigersi dritto con la lancia contro la sagoma del saraceno, si diede alla fuga. È nato a Rescaldina Abate, il famoso difensore del Milan e della nazionale. Tra un po' vedremo cos'è accaduto in questa tappa del tour allo Yucca di Rescaldina. Prima però ci troviamo, come vedete, davanti ai bagni dello scandalo. Questi sono i bagni che hanno fatto un po' il giro d'Italia e che hanno fatto parlare tanto negli ultimi tempi, proprio del Samsara. Bene, vediamo cos'è accaduto allo Yucca. No, no, prego, prego, faccia, prego. Ha lavato le mani? Ha lavato le mani?
Va bene, noi ci ritroviamo sempre qui con la prossima tappa del tour, saremo al Circus di Brescia. Vi ricordo l'appuntamento del 20 di Pasqua e del 21 di Pasquetta qui a Samsara. Siete tutti ovviamente invitati per il beach party che andremo proprio in quei giorni a celebrare, visto che si parla di Pasqua e Pasquetta. Noi ci rivediamo sempre qua e vi ricordo di cliccare sulla nostra pagina Facebook ufficiale, facebook.com/Samsara Beach, lì troverete tutte le informazioni che ci riguardano. Ciao! Ciao!